spesso noi non produciamo i migliori pensieri quando siamo spensierati, produciamo così, ma quando stiamo attraversando, appena abbiamo finito di attraversare, i dolori più intensi della nostra esistenza. Di solito i grandi cambiamenti si fanno dopo grandi sofferenze, quando si accetta la sofferenza come parte della vita, come ci insegna le quattro nobili verità. La prima, insegnata dal buddismo, la prima delle quattro nobili verità è: la vita è difficile. Cioè, quindi non è una passeggiata, quindi bisogna accettare il fatto che la vita sia un problema, che ne segue un altro, che ne segue un altro. Di fronte a questi problemi abbiamo due possibili reazioni, che ora vi mostro. Questo viene detto il fiume della vita, e la vita è irta di ostacoli. Arriviamo qua e c'è un ostacolo. Se accettiamo l'ostacolo come parte della vita, e quindi non pretendiamo che non ci sia, non lo rifiutiamo, non lo neghiamo, non ci lamentiamo perché c'è, dopo un po' la corrente della vita lo fa superare, e a questo punto, dopo l'ostacolo, abbiamo fatto un piccolo passo di livello di coscienza. Ogni problema della vita può essere affrontato con questo atteggiamento dell'accettazione. Se vi ricordate, la formula della felicità è F uguale necessità, cioè quello che ci porta la vita giorno per giorno, meno giudizio, cioè meno pretesa, accusa contro la necessità. Quindi la vita di ogni organismo vivente fluisce incontrando ostacoli. Gli esseri umani hanno una vita più complessa degli altri. Gli ostacoli nascono prevalentemente dal nostro modo di pensare. La vita crea anche gli istinti che servono a superare gli ostacoli. L'animale non deve pensare. Pensare vuol dire elaborare linguisticamente. L'essere umano è dotato di questo potere. Se segue la via della felicità, che è la via naturale, cioè la via fisiologica, di fronte all'ostacolo il suo pensiero si attiva per raggiungere un livello più alto di elaborazione. Quindi si diventa intelligenti grazie al fatto che ci sono degli ostacoli. Quindi di fronte agli ostacoli due vie: la via distruttiva, quella della lamentela, e la via costruttiva, che accetta l'ostacolo e ne fa un utilizzo positivo per crescere il proprio livello di consapevolezza. Vi faccio un esempio concreto. Se muore una persona cara, o avete un incidente gravissimo, qualcosa che genera molta sofferenza, appunto si possono adottare questi due atteggiamenti. Si utilizza la lamentela, la pretesa, la scusa, il nostro livello di coscienza si abbassa. Quindi questo rende la sofferenza più acuta. Si passa dalla sofferenza naturale alla sofferenza nevrotica. La vita è sofferenza, in certi momenti lo è, però questa sofferenza non nevrotica, una sofferenza naturale, è sopportabile. È sopportabile e inoltre ha, come dire, un premio. Allora, qual è il premio, per esempio, se muore una persona cara, che cosa mi può succedere se io accolgo il fatto che sia morta? Ecco, mi rendo conto, passando attraverso questa sofferenza, che tutti gli altri esseri umani ci sono già passati. E quindi, di fronte alla sofferenza di un altro essere umano per una causa simile, avrò una maggiore empatia. Quindi sarò più risonante con un altro essere umano. Guadagno in risonanza, guadagno in empatia, guadagno in vita piena. La vita non è una vita piena se non accettiamo le sofferenze, se non accettiamo le sofferenze necessarie e anche le emozioni necessarie. Perché se io sono fortemente prevaricato, provo una grande rabbia. Questo sistema di oggi sembra fatto apposta per farci arrabbiare, per farci indignare e inoltre non farci sfogare, al massimo proprio, no? Quindi inibire la reazione che ci sarebbe naturale. Ecco, proprio in questo periodo noi tutti abbiamo una grande occasione, la grande occasione di crescere a livello di coscienza, perché siamo sotto stress, sotto spinta, e lo dobbiamo fare per non ammalarci, almeno per quello, per non ammalarci, perché questa spinta continua, questa oppressione continua ci apre alla malattia fisica, emotiva, mentale e spirituale. Possiamo però utilizzare questo momento per rinforzarci, quello che
Baruch Spinoza chiamava raggiungere la fortitudo. La fortitudo è quella capacità di reggere ai momenti difficili senza crollare, con la forza, la tenuta nel tempo. Ecco. Sapete che Baruch Spinoza teneva che gli esseri umani in linea di massima non avessero il libero arbitrio, cioè che fossero come delle marionette che sono guidate dalle forze. E però, diceva, l'essere umano può raggiungere il libero arbitrio e lo raggiunge quando è in grado di osservarsi da fuori, in modo da non osservare più a 20 centimetri dei propri occhi, a 40 centimetri, cioè la visione erbivora o arboricola o collinare, insomma le visioni piccole, ma salire di livello, perché da un livello molto alto il dolore finisce. Pensate che Baruch Spinoza è stato perseguitato non solo perché ebreo di famiglia, ma perché anche nei Paesi Bassi è stato colpito dalla scomunica della propria comunità ebraica. Questa reiezione dalla comunità significa condanna a morte vera e propria, perché nessuno della comunità può più aiutare colui che è stato scomunicato. Allora, lui, che semplicemente aveva sempre fatto il bene, aveva cercato di aiutare le persone, a 25 anni si viene messo fuori dalla sua comunità senza possibilità di vita, di vivere, deve mollare il suo lavoro e quindi non si sa nemmeno bene come sia sopravvissuto per 5 anni. Però lui poi ci dice che ha lavorato per poter sciogliere finalmente la rabbia nei confronti dei suoi simili che l'avevano condannato a una simile ingiustissima pena. Ecco. E poi nell'etica amore geometrico dimostrata spiega come arrivare allo scopo finale della vita, che è appunto la fortitudo per poter, e poi soprattutto la beatitudo e salus. Beatitudine, cioè la pienezza della gioia, che è tanto più grande quanto più questa gioia è comunitaria. Quindi c'è un progetto politico di Spinoza che è sconosciuto a quasi tutti praticamente, sono ben pochi quelli che conoscono queste profonde radici del pensiero filosofico vicino a noi come Spinoza. E c'è un pensiero politico in Spinoza che sorprendentemente è molto vicino, direi, è l'antesignano della Costituzione italiana. Perché la Costituzione italiana, quando parla di pieno sviluppo della persona umana, i costituenti non erano degli ignoranti che parlavano a caso. Sicuramente conoscevano i grandi classici greci, sicuramente conoscevano il grande pensiero